voi tutti siete d'accordo che il cancro è un incidente genetico? Indubbiamente no. Lo si insegna così in tutto il mondo, in tutte le università del mondo, nel 99% dei testi di oncologia sperimentale e clinica si dice il cancro è legato a delle mutazioni più o meno stocastiche del DNA che quando colpiscono alcuni geni particolari che sono gli oncogeni, gli oncosoppressori, purtroppo determina una serie di alterazioni che adesso vedremo molto rapidamente come un eccesso di proliferazione, la incapacità delle cellule di rispondere ai segnali di stop, l'impossibilità di andare in apoptosi, quindi morte cellulare programmata, e la tendenza a dare metastasi e via così, giusto? Così viene insegnato. Allora noi da 25 anni, Pier Mario citava quello che è stato un po' il nostro, non mi piace la parola maestro, comunque l'iniziatore di questo percorso di cui vi parlerò, che era Renzo Tomatis, grande oncologo sperimentale, direttore dell'IARC. Devo dire subito, lo dico tra parentesi, messo alla porta al momento in cui le sue ricerche toccavano alcuni punti chiave di cui vi parlerò, nel senso è stato promosso per essere rimosso, come spesso capita, non solo in Italia più frequentemente. Dicevo, noi da oltre 20 anni cerchiamo di dimostrare il contrario, e cioè che cosa essenzialmente? Primo, che questo modellino riduzionista per cui quando il DNA sbaglia si hanno le patologie, che ha portato a Progetto Genoma, che è stato un grandissimo progetto, però che ha smentito se stesso, nel senso che era partito con l'idea troviamo le mutazioni, i polimorfismi che sono in grado di dare patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali, in realtà ha dimostrato il contrario, cioè che il genoma non è la sequenza del DNA. Il DNA dopo 4 miliardi di anni non sbaglia. Il DNA è in grado di ripararsi, di trasformarsi continuamente. Non c'è cellula del nostro organismo che non abbia centinaia e alcune volte migliaia di mutazioni, non so se voi lo sapevate. I neuroni, per esempio, che sono le cellule più plastiche, accumulano da 1500 a 2000 mutazioni nel corso della vita. È chiaro che daranno un sacco di tumori. Assolutamente non c'è tumore cerebrale, la regola più o meno è questo, che venga da neuroni. I neuroni hanno 2000 mutazioni, 1500, non danno cancro. Aumentano i tumori cerebrali? Astrocitomi, medulloblastomi, glioblastomi, cioè dalla glia, non dai neuroni. I neuroni accumulano mutazioni, è un'eccezione? Assolutamente no. Quello che vi sto dicendo è che tutto il modello, adesso molto rapidamente, di quello che noi intendiamo con epigenetica sistemica, tende a dimostrare che il DNA non è per niente una sequenza lineare che ogni tanto sbaglia, ma è un sistema complesso che si chiama in realtà genoma, metagenoma, ormai si parla di ologenoma. La parte più viva è proprio il software, che si chiama epigenoma, di cui stiamo parlando e di cui parlerò un po' oggi. Questo è continuamente aperto alle informazioni che vengono dall'ambiente. Dallo zigote in giù non c'è cellula che non abbia un epigenoma che risponde alle informazioni cercando adattamenti molecolari nuovi. Capite? È totalmente diverso da quello che si continua a insegnare. Ma come adesso vedremo, il cancro, perché è interessante come modello? E ho detto a Giorgio, io provo a farlo questo discorso oggi, volevo farlo con Pier Mario, perché è un po' l'introduzione a quello che è il lavoro di Pier Mario. Perché se è vero quello che stiamo dicendo, il cancro ci serve enormemente anche per capire quello che è il genoma e in futuro, perché il tentativo già di Pier Mario e di pochi altri al mondo, lo sottolineo questo, di intervenire sul genoma informandolo e non bombardandolo, perché il cancro noi ancora in modo ancestrale lo combattiamo bombardandolo, che siano radiazioni, che siano chemioterapici, in buona parte si tende a colpire qualcosa che in realtà è una parte di noi che non è degenerata, ma che ha preso un percorso diverso. Qual è questo percorso diverso? Da quello che avete capito, vale un po' per tutti i tessuti e gli organi, i nostri tessuti e organi evolvono continuamente dallo zigote in poi secondo percorsi che sono evolutivi o disevolutivi, che sono ontogenetici, nel senso vero, o disontogenetici. Il cancro è malattia, secondo noi, e siamo convinti di avere, oggi cercherò di farvelo vedere per come posso, una malattia non incidente genetico, ma percorso, processo sistemico, disontogenetico, in cui la gran parte delle modifiche sono epigenetiche, sono reattive, disadattative, cioè potenzialmente adattative, che diventano disadattative perché le informazioni che arrivano al sistema sono pericolose.
sono per esempio gli inquinanti, sono per esempio lo stress, sono tutte segnali che la cellula da sempre legge come attenzione, pericolo, dobbiamo reagire, costruire percorsi. Perfino le traslocazioni, che come sapete sono state descritte come aberrazioni cromosomiche, non c'è testo, 99,9% che non scriva la traslocazione è un'aberrazione cromosomica. Adesso, come vedrete, abbiamo cercato per 20 anni, e credo che adesso abbiamo letteralmente le prove di questo, la traslocazione non è per niente un'aberrazione cromosomica. Voi sapete che ci sono traslocazioni specifiche della leucemia, del linfoma follicolare, per esempio la famosa 14-18, la 9-22 della leucemia mieloide cronica. Adesso io cercherò oggi di farvi vedere che sono tutte delle, come si potrebbe dire, delle soluzioni molecolari alternative in cui pezzi di cromosoma vengono collegati con pezzi di altri cromosomi per ottenere degli effetti. Capite? Quindi se voi andate a Seveso e trovate tanta gente con la traslocazione 14-18, non è perché la diossina ha provocato un'aberrazione cromosomica, basta, perché tanta gente ha la 14-18, non ha traslocazione qualsiasi, perché evidentemente la diossina procura una reazione che si chiama double strain break, cioè rottura di questa doppia spirale di cui parlava già Spaggiari. E in realtà non è che la rottura è legata al fatto, per esempio, che arriva la radiazione ionizzante o qualcosa che la spacca. Questo è meccanicismo aberrante, no? Il genoma da miliardi di anni ha imparato, di fronte a determinati fattori di rischio, di aprirsi in certi punti e di collegarsi in certo modo per trovare soluzioni molecolari diverse. Allora, noi dobbiamo fare questo insieme oggi, cercare di capire come possiamo spiegarla, la transizione epidemiologica in atto, il fatto che stanno dilagando, lo sappiamo tutti, l'obesità infantile, un'endocrinopatia sistemica in cui non funziona più ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo, tessuto muscolare, non c'entra niente il cibo che mangia il bambino. Non lo curerete mai un bambino obeso che è programmato per avere un'iperplasia e un'ipertrofia del tessuto adiposo, l'ipotalamo che non risponde alla leptina, l'insulino resistenza a 3 anni, capite di cosa stiamo parlando? Il diabete secondo, tutti sappiamo, malattia dell'adulto o dell'anziano, assolutamente no, sta diventando malattia degli adolescenti. Le patologie allergiche e autoimmuni, le patologie soprattutto, di cui poi accennerà Daniela Lucangeli nel primo pomeriggio, i disturbi del neurosviluppo, che secondo, ovviamente non avremo il tempo di farvi vedere come leggere questi dati, ma secondo alcuni dati dei CDC di Atlanta si è passati da un bambino su 2500 35 anni fa in America, negli Stati Uniti, con disturbi di tipo autistico, chiamiamolo autismo, a un bambino su 40 o 50 oggi. Capite di cosa stiamo parlando? Allora cos'è il DNA che è impazzito? Assolutamente no, per grazia di Dio no. È l'epigenoma, in questo caso l'epigenoma dei neuroni, che è particolarmente sofisticato, che crea reti neuronali reattive o disreattive, perché arrivano un bombardamento di informazioni, molte delle quali non hanno niente a che vedere con quello che aiuta la costruzione di reti neuronali armoniche. Vogliamo cominciare allora a cambiare veramente modello? E perché siamo qui? Perché è bello trovarci ogni mese, e questo Giorgio devo dire che da questo punto di vista è grande, perché è un regista, mette insieme tutti questi personaggi che siamo, abbastanza eterodossi, però ancora una volta lo sottolineo, che cercano di stare nel paradigma scientifico, dimostrando le, come si potrebbe dire, assurdità, le fragilità di un paradigma che non cambia da 50 anni. Sapete cosa diceva Max Planck? Max Planck diceva: non cambia un paradigma scientifico fino a quando non muoiono quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio paradigma. Ora, nessuno augura la morte a nessuno, però io devo dire la verità, che quando la ministra della salute, che è un personaggio simpatico, io la conosco da 20 anni, manda a casa alcuni che da 30 anni sono lì, che insomma fanno da guardiani della soglia, una volta si chiamavano, chiaramente io non piango, perché vuol dire che forse c'è speranza e qualcosa cambia anche in questo paese. Allora, detto questo, scusatemi, adesso cerco veramente di correre, perché è un indice, adesso io sono costretto a farvi vedere un indice di un libro che forse prima o poi scriveremo, e così vediamo, spero che sia chiaro questo indice del libro. Quindi Renzo Tomatis, questa era un ricordo di Renzo che mi è stato permesso di fare all'Accademia Reale di Medicina del Belgio nel 2012, Renzo ci aveva lasciato da 5 anni. Renzo Tomatis, dicevo, era qualcuno che nel 1979, 40 anni fa,
scriveva sulle monografie del National Cancer Institute, 40 anni fa, Prenatal Exposure to Chemical Carcinogens and its Effect on Subsequent Generations, capite? Cioè sono le esposizioni prenatali quelle che stanno determinando l'aumento del cancro nelle generazioni successive, capite? Perché siamo molto collegati a quello che è stato detto finora. Sono i gameti che sono bombardati, è il feto che è bombardato. Non sbaglia il DNA nel rispondere con delle soluzioni che diventano pericolose inevitabilmente. Allora vediamo di capirlo. Dopo che avevo fatto questa relazione, Masera e Terracini, che sono, come voi sapete, penso, immagino, il fondatore dell'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica e il direttore di Epidemiologia e Prevenzione, mi chiesero di fare un articolo di introduzione a questo modo di considerare il cancro. Difficoltà enormi, come potete immaginare. Allora, qual è il percorso che dobbiamo fare? Primo, il cancro aumenta in maniera drammatica, lo sapevate? Noi lo sappiamo, la gente lo sa, non lo sa, lo teme. La logica è non allarmiamo la gente, insomma in Europa una persona su due fa un cancro, a forza di non allarmare la gente non si aiuta la gente a non esporsi a tutte le situazioni di rischio, l'aumento è continuo anche nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, chiamiamoli terzo mondo perché non è giusto chiamarli in via di sviluppo visto che non li facciamo assolutamente andare verso uno sviluppo serio. Andiamo avanti, guardate l'aumento dei tumori regolare e continuo nei bambini. Nei bambini, la vecchia storia delle mutazioni stocastiche del DNA che si vanno accumulando tutta la vita aveva senso 50 anni fa perché aumentavano essenzialmente il CA del seno e il tumore polmonare nei fumatori, quindi in persone che erano magari da 50 anni esposte a qualcosa. Il cancro sta aumentando nei bambini, il cancro sta aumentando soprattutto nei primi 2 anni di vita. Lo sapevate? No. Non lo sapete perché non lo lasciano dire se vogliamo. Cioè c'è un sistema che a forza di dire attenzione, non bisogna allarmare, si nascondono letteralmente i dati. Il lavoro di Renzo parte da qui. Quando nel 79 lui scrive quella review, la scrive, adesso lo vedremo molto rapidamente, perché negli Stati Uniti era stato dato a 1 milione di donne un farmaco inutile, totalmente inutile, come la gran parte dei farmaci di un certo tipo, che si chiama dietilstilbestrolo, che non nuoceva alle donne, ma faceva venire con grande frequenza adenocarcinomi vaginali nelle bambine che nascevano da quelle donne, a 12 anni, senza mutazioni, capite? Allora, quello che lui si era detto, cosa faccio? Triste, espongo dei topini. Triste, perché è triste che si debba fare così, ma qual è l'alternativa? Esponeva i topini al dietilstilbestrolo, alle dosi analoghe a quelle delle donne, guarda caso cosa succedeva nei topolini, adenocarcinoma vaginali per 3 generazioni. Ed ecco perché siamo qui, capite? Allora, ecco l'aumento del cancro, è diventata la causa di morte più frequente per i bambini dopo gli incidenti, lo sapevate? No, non lo sapevate, perché non circola sta roba. Ecco, i tumori dei bambini, questo lo sapete, non sono gli stessi dei tumori dell'adulto, sono altro. Sono tumori essenzialmente oncoematologici e qualche tumore, neanche pochissimi ormai, perché il neuroblastoma non è un tumore raro. I tumori dei bambini sono patologie rare, si continua a dire questo, ma cosa significa raro? Significa che oggi un bambino su 500-600 fa un tumore, che non è così raro, sono più che noi down. E poi soprattutto in alcune aree, come già diceva ovviamente giustamente Luigi, ci sono altro che questo come aumento. E dov'è l'aumento maggiore? Questo è l'AXIS, il più grande studio europeo di ricerca sul cancro, pubblicato da Lancet già nel 2004, guardate dov'è l'aumento, il primo anno di età. Continuo, un aumento continuo da 25 anni. Questo studio è importante, dopo l'European Journal of Cancer nel 2006 analizza tutti i dati, noi non abbiamo i tempi, ma è interessante vedere che non aumentano le leucemie common, la linfoblastica, no? La linfoblastica è stata il tumore dei bambini negli anni in cui noi abbiamo studiato, io almeno ho studiato medicina, ho fatto pediatria, gli anni 80, la linfoblastica era il tumore. No, non aumenta tanto la linfoblastica, aumentano le leucemie con prognosi molto peggiore, aumentano i rabdomiosarcomi, i neuroblastomi, i linfosarcomi, insomma, capite? Allora, come si spiega tutto questo? Certo, sta succedendo qualcosa, non è il DNA che a un certo punto si è messo a sbagliare, questo studio è fondamentale. Prima di tutto perché sì, è uno studio che riguarda 63 registri di cancro in Europa. È stato uno studio che è andato avanti per 30 anni, questi sono i dati del 2012 che facevo vedere a Bruxelles, quindi adesso sono passati altri 6 anni.
dimostra che l'aumento maggiore nel primo anno di vita quindi suggerisce un'attenzione per il periodo placenta-feto o addirittura gameti, e soprattutto va messo insieme questo aumento con l'aumento di tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali nei bambini. Quindi qualcosa di più generale. L'aumento nel primo anno è di 8 volte rispetto ai casi attesi. E sono passati 34 anni dal primo studio che dimostrava l'aumento delle leucemie. Questa volta, dopo 4 anni o 5 anni di polemiche, perché nel frattempo in Italia non sono venuti fuori molto facilmente i dati sui tumori infantili, chi è che poco fa diceva giustamente non abbiamo avuto facilità ad avere i dati dell'ARPA, beh ultimamente, perché è strano? Perché mentre i dati sui tumori degli adulti è difficile averli, non solo perché mancano i registri tumori, ma anche perché è difficile sapere quanti sono veramente i tumori degli adulti per una serie di motivi che voi potete immaginare, ma per i tumori dei bambini è diverso. È facile sapere quanti sono, se si vuole, perché finiscono tutti nei pochi reparti di ematologia pediatrica in Italia. Quindi come mai non si riesce per anni magari ad avere i dati finali? Beh, alla fine una mano ce l'ha dato questo, Oncology, Lancet Oncology, che a settembre di quest'anno ribadisce i dati dell'AXIS, perché per alcuni anni, scusate la formula perché è veramente ipocrita, la formula anche nel nostro paese era: non c'è più un vero aumento, c'è un leggero rallentamento dell'aumento. Cioè, ve lo ricordate Azzeccagarbugli? Cioè, dire c'è un leggero rallentamento dell'aumento, capite l'ipocrisia? Allora, quello che invece ribadisce a settembre di quest'anno, infatti mi hanno per fortuna, chiamato in Parlamento a fare una relazione su questo, ero convinto, tanto poi mi trovo 5 deputati stanchi, annoiati col giornale in mano. Invece un'organizzazione che mi ha invitato, che si chiama SIMA, ha organizzato bene questo incontro, c'erano perfino il presidente del CONI, il presidente del CNR, c'erano 200 tra deputati, giornalisti, eccetera. Vuol dire che in qualche modo un interesse su quello che sta succedendo comincia ad emergere, forse anche solo per paura che poi un giorno si dice non abbiamo fatto nulla. Dicevo, Lancet riprende questi dati, noi li abbiamo analizzati in 2 o 3 articoli, questo finalmente è un articolo che ho pubblicato in più o meno a ottobre, anche questo, in cui ci hanno permesso, dico proprio letteralmente, di pubblicare questa ipotesi, cioè che il cancro non è un incidente genetico, non viene da mutazioni cosiddette stocastiche del DNA, casomai sono le cellule staminali dei tessuti che reagiscono a una certa serie di stimoli accumulando non mutazioni del DNA, ma modifiche epigenetiche che poi si diventano, diciamo, nel tempo genetico. Quali sono le prime modifiche? Adesso lo vedremo rapidamente. Ipometilazione della sequenza epigenetica, cioè perde, per così dire, la sequenza dei silenziatori, li sposta sui geni oncosoppressori, li blocca, ancora una volta questo non ha niente di stocastico, al momento in cui sono ipometilato il DNA si muovono le sequenze mobili, comincia il genoma a fare una serie di modifiche, quelle che vi dicevo prima. Questo vale perfino per le copy number variants di alcuni disturbi come l'autismo, capite? Il genoma viene disturbato, comincia a mettere in campo queste modifiche epigenetiche. Allora, su questa base, quali sono le cellule epigeneticamente più flessibili, più plastiche? Sono le cellule non differenziate. Perché una cellula, adesso rapidamente lo vedremo, ma lo sapete, più si differenzia, più acquisisce un assetto epigenetico definito. Quindi le cellule più plastiche sono le cellule embrionali e le cellule staminali. Ecco perché siamo qui e continuiamo a sottolinearlo. Quindi le cellule staminali dei tessuti sono plastiche sul piano epigenetico, dobbiamo cambiare completamente il modello dalla vecchia genetica lineare all'epigenetica, dobbiamo dire che cosa succede quando nell'ambiente, quando la composizione molecolare dell'ambiente, cioè dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, delle catene alimentari, di tutto è cambiata in pochi anni, in cui ci sono 120.000 molecole di sintesi, in cui abbiamo probabilmente 1 milione di sostanze varie che sono prodotti di processi termochimici che sparano, guardate per esempio motori diesel, lo sapete tutti, ma in generale motori, grandi impianti, i cosiddetti termovalorizzatori, ipocrisia massima perché sono degli inceneritori che producono un po' di calore, ma che sparano in ambiente una quantità enorme di sostanze, eccetera. Allora, che cosa succede quando tutto questo circola? Va sul genoma, non danneggia il DNA, ma spinge l'epigenoma a trovare soluzioni difensive. Capite? È diverso, perché chiaramente tutto questo significa, nella fase più plastica, l'abbiamo appena detto, massima plasticità dello sviluppo,
Quindi in questa fase in cui lo zigote diventa embrione e poi feto e si programma per la vita, questa massima plasticità fa sì che le cellule, non una, due per caso, ma milioni, anzi miliardi di cellule, acquisiscono un epigenoma difensivo. Questo cambia il mondo, perché questo significa, se questo signore è diventato così, non è perché ha mangiato e bevuto schifezze, ma perché hanno mangiato e bevuto schifezze i suoi genitori. Perché quando era feto si è trovato bombardato e ha dovuto trovare un assetto epigenetico diverso. Se negli Stati Uniti si è passato dal 7% di obesità al 36% in 30 anni, non è perché hanno, diciamo, comportamenti o stili di vita sbagliati, ma è perché si sta sprogrammando il software. Allora, se questo è importante, adesso vediamo perché anche nel cancro, è importante per tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali che stanno aumentando. Tutto comincia qui e comincia sulla base di un ambiente che sta cambiando, non c'è modifica del nostro fenotipo che non sia indotta dall'ambiente, che non sia condizionata dal DNA. La sequenza condiziona, dà predisposizioni, non definisce il fenotipo. Non è lì che si trovano gli errori cosiddetti, ed è modulata dall'epigenoma, il software è infinitamente più importante dell'hardware. Allora, se questo è vero, se tutto questo si definisce in questa fase della vita, come lo dobbiamo immaginare anche il cancro? È possibile che sia legato in qualche modo a quella vecchia, ormai perché l'89 sono 30 anni, ma sempre valida ipotesi di Barker, per cui la programmazione del feto disturbata produce patologie croniche, soprattutto obesità, diabete secondo, ipertensione, schizofrenia e cancro? È possibile? Il cancro normalmente non viene messo qui dentro, ma per dei motivi molto chiari, e adesso lo vediamo, perché il cancro viene ancora raccontato nei termini che vi ho detto prima della cosiddetta somatic mutation theory, cioè la teoria delle mutazioni casuali del DNA, che sono assolutamente una conseguenza di un epigenoma che si sta destabilizzando. Vedendola così, cominciamo un po' a capire, ma da quando è nato questa possibilità di interpretare tutto in maniera diversa? Quando Giorgio scrive un po' ovunque, giustamente, rivoluzione epigenetica, ma quando nasce la rivoluzione epigenetica? Nasce negli anni 40? Sì e no, nel senso che Waddington parla di epigenetica, ma parla ancora in termini quasi teoretici. Negli anni 90, sì, in qualche modo sì, perché come sapete dagli anni 80-90 le metilazioni del DNA sono state viste come significative e importanti. Ma quando si è cominciato veramente a capire che l'epigenoma cambia il modo in cui dobbiamo vedere tutto, in biologia dello sviluppo, in biologia evoluzionistica, in biomedicina? Negli anni 97-98 tutto parte, a mio parere, da una serie di articoli che non casualmente mettono in discussione il progetto genoma e la storia del DNA e dei polimorfismi e delle mutazioni. Il primo, a mia conoscenza, veramente notevole, è di Adam Wilkins. Io poi ho fatto amicizia con Adam, perché ovviamente sono andato a trovarlo. Che cosa scrive Adam Wilkins? Dice: ma perché la biologia molecolare non riesce a fare la rivoluzione che ha fatto la fisica teorica nel XX secolo? Perché da quel lato ci sono stati Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, e noi continuiamo a ragionare secondo un modellino che evidentemente è carente? Risponde Richard Stroman su Nature Biotechnology, che è il giornale più determinista teoricamente della biologia molecolare, e scrive un articolo bellissimo in cui dice: ha ragione Adam. Sono tutti facilmente da trovare, sono passati questi 20 anni, perché sono già 20 anni, ma è chiarissimo il filo che vi dico. Noi quando abbiamo letto queste cose non sapevamo neanche capirle. Cioè, quando nel 97 Richard Stroman dice: è sbagliato pensare che il DNA comandi, faccia RNA e proteine e l'informazione non può tornare indietro. Quando noi vediamo continuamente che c'è una rete di informazioni che circola all'interno del sistema e sono epigenetiche in essenza, noi quando abbiamo letto sta roba, vi assicuro, abbiamo manco capito cosa voleva dire. Abbiamo cominciato a studiare 20 anni fa, quando Fabio diceva stamattina, insomma, sono 20 anni che cerchiamo di capire tutto questo. Questo è il dogma di Crick. In ambito scientifico esistono ancora dogmi. I 3 dogmi peggiori sono Weissmann, l'idea che i gameti siano difesi. Avete visto quanto sono difesi i gameti da una barriera che non esiste? I gameti sono bombardati come tutte le cellule del nostro organismo. La barriera di Weissmann viene ancora insegnata, è una balla. Andava bene 150 anni fa. Il dogma di Darwin, questo è più difficile da scalzare, perché quando tu dici: guardate che Darwin aveva ragione 100 anni fa, aveva scalzato il fissismo, quello che volete, il creazionismo, ma il neodarwinismo è un costrutto che non esiste, perché dare potere a una realtà metafisica che è la natural selection,
di scegliere su modifiche casuali significa non conoscere l'epigenoma, significa non conoscere il modo in cui il genoma lavora. Allora, se tutto questo è vero, questi dogmi, in particolare questo pernicioso dogma per cui l'informazione va from DNA to RNA to protein but never backwards, è da cacciare via, è da eliminare. Non è vero, l'informazione circola nel sistema. Ci sono 24.000, 22.000, oggi si dice 21.000 circa geni nel solo, geni, cioè sequenze codificanti nel nostro genoma, l'1% codifica proteine, e tutto il resto che fa? Junk? Spazzatura? Gli americani quando non capiscono qualcosa dicono junk. La parte più importante del genoma, dal punto di vista della costruzione del fenotipo, è il junk. È la parte incredibilmente plastica che definisce in che modo quei geni che sono praticamente uguali dalla drosofila melanogaster in giù, o dal Caenorhabditis elegans, che è un vermino di 0,8 micron, ha gli stessi geni nostri, capite? E noi continuiamo a pubblicare le mutazioni stocastiche. Cioè, vogliamo dire che sto stocastiche diventa onomatopeico e che non ha veramente senso continuare a ragionare così e continuare a parlare di polimorfismi e mutazioni che non incidono quasi per nulla se non nella predisposizione. Quindi il genoma è fatto così. Ci sono... In fact, genes need to be told to switch off and on. I geni hanno bisogno che gli si dica cosa devono fare. L'informazione viene dall'esterno, viene dal microambiente, viene dall'ambiente, viene dall'esterno e dice al genoma cosa deve fare. Il genoma risponde. Le informazioni sono epigenetiche. È l'ambiente che comanda. Capite come cambia il mondo se lo vediamo così? Soprattutto questo sistema incredibilmente complesso fa, e questo è Jim Shapiro, altro grande, volete un libro meraviglioso? Cercate Jim Shapiro, Evolution. Non è stato tradotto in Italia, non lo tradurranno mai. È un libro bellissimo che comincia con una frase apodittica e veramente luminosa, illuminante. Cosa dice Shapiro nella sua prima frase? Lui dice praticamente variation not selection is the key in evolution. È la variazione che conta, non è la selezione. Without variations, selection has nothing to act upon. Senza le variazioni, la selezione non ha niente da fare, capite? Quindi non ha senso continuare a insegnare il contrario. Allora, cosa dice Shapiro? Il genoma è un sistema vivo, vivente, fa natural genetic engineering, cambia continuamente per adattarsi. È tutto lì che bisogna studiare, soprattutto nella parte più plastica della vita, quindi zigote e gameti. E via via negli organismi, anche adulti, cellule staminali. È lì che bisogna cercare. E le variazioni sono misteriose, perché ogni volta che arriva un'informazione il DNA si apre ogni millisecondo, esattamente lì dove si deve aprire. Non è il DNA che comanda, capite? Il DNA ubbidisce. Il DNA sono 2 metri di sequenza, di cui la parte genica è l'1%, si apre esattamente per fare proteine e RNA minori lì dove serve, in quel minuto, non alla cellula ma all'organismo. Cos'è, magia? No, è assolutamente che non abbiamo capito come funziona la segnaletica intercellulare e il modo in cui, per esempio, probabilmente i campi elettromagnetici endogeni dell'organismo hanno un ruolo fondamentale perfino in biologia, totalmente trascurato, e noi ci mettiamo il cellulare qui accanto all'orecchio. Allora, detto questo, visto questo come sistema, vista l'epigenetica come il modo di studiare, il modo in cui tutte queste informazioni non vanno sul DNA e lo distruggono o lo colpiscono, ma vanno sul software epigenetico e lo inducono a trovare soluzioni molecolari adattative, vista così cambia il mondo. Finalmente capiamo che cosa sta succedendo in zone in cui c'è una continua esposizione a piccolissime quantità, per esempio, di metalli pesanti, di particolato ultrafine e di pesticidi, che sono quelle più pericolose. Perché? Perché quando arriva la botta, anche la radiazione ionizzante, le cellule in buona parte vengono distrutte. Ma quando arrivano piccole quantità di pollutants di tutti i tipi, insieme, perché poi arrivano insieme, non è che arriva adesso il pesticida, domani il metallo pesante, arrivano pesticidi, metalli pesanti, particolato ultrafine, campi elettromagnetici, tutti insieme, dove? Sul feto. La vogliamo smettere di studiare in tossicologia il singolo agente inquinante per vedere cosa fa? Non serve a nulla. È per questo che diceva giustamente, dobbiamo cominciare a studiarli insieme, in una zona in cui ce ne sono 10, si studiano 10, tutti insieme, se no non ha senso. Vogliamo smettere con la vecchia epidemiologia che dice vediamo quanti ne fa fuori un inceneritore facendo 2 chilometri e 5 chilometri e vedendo quanti sono i morti e i feriti? E che vediamo con i morti e i feriti? Vediamo la popolazione direttamente esposta come sta fra 5 anni. E i bambini, e quelli che stanno per nascere, e il feto che manifesta tutte le patologie fra 20-30 anni, dove li mettiamo? Allora l'inceneritore lo dobbiamo valutare così. Capite che non ha senso
Non ha senso, ed è per questo che non ce le fanno pubblicare queste cose, perché significa che il 90% delle pubblicazioni di epidemiologia e di tossicologia sono da buttare via. Non solo quelle di oncologia sperimentale, ma anche quelle di valutazione del danno. Le piccole quantità quotidiane sono le più pericolose perché continuano a spostare tutta una serie di attività, per esempio enzimatiche, per cui le estone acetiltransferasi, le estone diacetilasi, le estone metiltransferasi devono continuare a fare acrobazie per mantenere il sistema in attività, perché continuano ad arrivare bombardamenti vari. Allora, vista così, le code istoniche non sono per niente le code di uno scheletro del DNA. Gli istoni non sono lo scheletro del DNA, sono i sensori continui di tutto quello che arriva dall'esterno. E quando, anziché arrivare soltanto ossigeno, azoto, anidride carbonica, eccetera, arrivano benzene, idrocarburi, poliaromatici e tutte le schifezze che respiriamo, basta uscire di casa, anziché andare a, per esempio, acetilare la lisina in posizione 9-27, la metiliamo, la chiudiamo, la coda istonica dice al gene collegato, guarda che non devi più fare così, devi capite? E questo avviene tutti i giorni della nostra vita. Ci stupiamo? Quanto l'abbiamo studiato in medicina questo? Niente. Non esiste l'ambiente. Nell'esame di igiene se ne parla per 3 pagine. Per 6-7 anni si studia il DNA, gli errori, la clinica, la sintomatologia e un po' di farmacologia, anche poca. Invece questo è il cuore del discorso, perché dopo un po' che gli stoni funzionano in quel modo, cominciano a metilare una serie di geni che, guarda caso, sono proprio gli oncosoppressori. Cioè sono quei geni che chiamavamo oncosoppressori, che non è vero che mutano per caso, non c'entrano niente le mutazioni stocastiche, capite? Non è vero. Il sistema cellula comincia a rispondere bloccando i geni oncosoppressori, perché sono in realtà quelli che regolano il ciclo cellulare, la proliferazione e la morte cellulare programmata. Quindi si bloccano, non funzionano più. Perché? Perché la cellula, guardate esempio classico, vi dicevo, di Seveso, perché si bloccano? Perché c'è la diossina, e quindi le cellule continuano a dire, soprattutto i linfociti di memoria, per questo poi fanno i linfomi, continuano a dire, guardate che c'è qualcosa nell'aria che respirate che fa male, nelle catene alimentari soprattutto, alla diossina. Quindi cosa fanno i poveri linfociti? Rispondono e cominciano a bloccare una serie di geni, si attivano. Che cosa succede quando voi bloccate un gene che dovrebbe controllare la proliferazione e mandare in morte cellulare programmata le cellule? Si immortalizzano le cellule. Così succede, diventano linfociti di memoria, ma immortalizzandosi è più frequente che facciano il cancro. Elementare, Watson. È banale, però non lo si vuol capire perché si continua a dire che sono mutazioni stocastiche. Le RNA minori, adesso vedremo come si susseguono nel tempo queste modifiche. Ecco qui Shapiro, Natural Genetic Engineering, non la faccio lunga, ma se voi volete immaginarlo, tutte le modifiche portano, per esempio, l'ipometilazione della sequenza porta le sequenze mobili. Sapete che il 48% del nostro DNA è formato da retrosequenze mobili, che sono ex retrotrasposoni, che sono ex retrovirus? Questi non sono per niente parassiti della cellula, junk, ma sono la parte viva del nostro genoma. Si muovono a secondo dello stress, soprattutto degli inquinanti, che dicono al genoma come deve cambiare. Questo vale pure per le cellule germinali. Poi ci scambiamo le slide, così cominciamo anche a vedere le stesse sequenze mobili, come fanno questa vera e propria danza reattiva. Ecco perché, se voi andate a mettere la parola epigenetics su PubMed, trovate una cosa come questa. Cioè, guardate l'aumento degli studi di epigenetica, guardate l'aumento degli studi di epigenetica del cancro, guardate l'aumento degli studi su autismo e epigenetica. Microbioma. Fino a 10 anni fa si parlava di flora intestinale, qualcuno parla ancora di flora intestinale. Il microbioma è l'altra faccia del genoma, fa parte del nostro genoma. Il microbioma sono 3 milioni di sequenze geniche che collaborano allo sviluppo del sistema psico-neuro-immuno-endocrino nei primi 6 mesi di vita. È il più potente induttore epigenetico, disturbato da una quantità di farmaci e di pesticidi vari. Capite? Allora anche questo lo vogliamo mettere insieme? Lo vogliamo mettere come trigger? E questi che noi chiamiamo interferenti endocrini, guardate come sono sempre più studiati, sono proprio interferenti endocrini, disturbano il sistema endocrino nell'adulto, ma nel bambino non fanno la stessa cosa. Nel feto sono pseudomorfogeni, cioè sono molecole mimetiche che ingannano i sistemi di differenziazione cellulare, quindi infinitamente più potenti che se fossero solo interferenti endocrini. Qui è il problema. Tutto quello che noi chiamiamo dilagare delle patologie croniche infiammatorie e tumorali è legato alla sprogrammazione di questo sistema. Noi veniamo fuori da un'unica cellula che si chiama zigote, trilioni di cellule che hanno lo stesso DNA, quindi non c'entra il DNA,
nel determinare quello che sta succedendo, ma ogni cellula ha un software diverso, si chiama epigenoma ed è diverso letteralmente da ogni cellula. Si produce durante l'ontogenesi, quindi 9 mesi, va studiata quella fase lì. È la fase più importante della nostra vita. Se noi non riusciremo nei prossimi anni a tutelare i miliardi, i milioni di ontogenesi che fanno sì che la specie umana non finisca, la specie umana finirà. Ancora una volta, elementare Watson. Se è vero tutto questo, capiamo come mai sono così diverse queste due celluline che hanno lo stesso DNA. Perché il linfoblasto e il neuroblasto sono identiche, sono cellule multipotenti. Poi a un certo punto il linfoblasto passa attraverso il midollo, attraverso il timo, incontra una serie di antigeni, alcuni self, alcuni non self, spegne epigeneticamente la gran parte della sequenza, attiva le sequenze sui cromosomi 2, 14 e 22, farà solo immunoglobuline per tutta la vita. Cellula altamente differenziata, tutta epigenetica. Poi fa la VDJ recombination e fa la somatic hypermutation, tutti assolutamente processi epigenetici che cambiano la sequenza. Questo è interessante. Cioè cambiano letteralmente la sequenza del DNA. Ci avete mai pensato? Un linfocita dopo la VDJ recombination ha un DNA diverso da prima, perché epigeneticamente ha modificato una serie di meccanismi reattivi sulla base dell'antigene. Quindi è l'antigene che fa cambiare l'anticorpo. Si studia così? No. Si studia come clonal selection, come meccanismo darwiniano. Invece è lamarchiano. Nel senso che invece è l'informazione che viene dall'esterno che definisce il genoma delle cellule. E il neurone è totalmente diverso, pur essendo neuroblasto e linfoblasto identici. Che cosa è successo al neuroblasto? È migrato dalla zona paraventricolare in corteccia e ogni volta che la mamma, qualsiasi cosa la mamma, riceve come informazione dall'esterno, sotto forma di alimenti, sotto forma di inquinanti, sotto forma di stress, passa al feto e il feto è costretto a cambiare il suo epigenoma. Ogni informazione epigenoma che cambia, spina dendritica, rete neuronale, alla nascita 30 miliardi di neuroni in serie collegati tra di loro da 2500 sinapsi, altro che vaccini. Scusate se lo dico, perché questo molte volte si dice i vaccini sono la causa dell'autismo, perché aumentano in proporzione. Ma che cosa parliamo? Quando a 30 miliardi di neuroni sono già formati con 2500 sinapsi l'uno alla nascita, quello che è avvenuto prima ha creato una eventuale fragilità del sistema, può arrivare il virus, può arrivare il vaccino, può arrivare la sostanza tossica che fa da trigger, ma è chiaro che la causa viene prima. Per questo dico, al di là delle banalizzazioni antiscientifiche, allora a un certo punto noi abbiamo due programmi genetici, uno è il DNA prodotto della filogenesi, è quasi uguale in tutti noi, basta con questa storia dei polimorfismi, contano pochissimo rispetto. I test genetici predittivi che costano 800, 1000 euro e che vi stanno propagandando, scusate ma non servono quasi a nulla. È così, servono pochissimo. Se invece andiamo a studiare il software e quindi le variazioni epigenetiche, il modo in cui le cellule si vanno a programmare sulla base delle informazioni che ricevono, lì ci sarà la differenza ed è tutta prevenzione primaria, potenziale, riduzione dell'esposizione materno-fetale. Questo è stato il primo congresso mondiale sulle origini embrio-fetale delle malattie, vedete che la relazione che dovevo fare io era proprio questa. Come si può utilizzare la vecchia teoria di Barker in una nuova teoria che spieghi le pandemie? Allora, su questa base, adesso veramente non so quanto ho, ma insomma io cerco di correre adesso perché la parte sui tumori va a finire che non riusciamo a farla. Comunque, la placenta sempre più in creta, a creta e per creta, l'aumento per esempio della prematurità, questo è Martinica. Sapete che Martinica, piccola isola dell'oceano Atlantico, c'è il record mondiale di carcinomi della prostata, sapete? E come ve lo spiegate? Non si spiega, secondo la gran parte dell'epidemiologia. Insomma, noi abbiamo cercato di spiegarla perché sono alcuni anni che ci invitano, no, pensavo di aver portato la slide, ma non c'è, non ha importanza. Ci invitano in Martinica come ESERI, come istituto di Bruxelles sulle origini epigenetiche delle malattie, e abbiamo visto che è piena di clordecon, che è un pesticida, un'unica molecola, molto simile alla diossina, abbastanza simile alla diossina, è lì da 30 anni.
sarà lei che dà l'aumento del carcinoma della prostata dell'autismo e per esempio della prematurità. Voi sapete che un bambino su 10 nasce prematuro oggi, che aumentano i grandi prematuri. Guardate che a Taranto stiamo cercando di partire con uno studio delle placente, perché chiaramente la spettrometria di massa fatta sui gameti e sulle placente ci dice assolutamente la differenza tra un bambino che nasce al quartiere Tamburi o uno che nasce a 5 km di distanza. È totalmente diversa. Quindi è un anno e mezzo che abbiamo avuto il finanziamento, siamo ancora in fase di reclutamento e abbiamo enormi difficoltà e non si capisce neanche perché. Va bene, comunque. Quindi le placente sono piene di questa roba. Avrà un ruolo fondamentale nel momento di massima plasticità dello sviluppo, al momento in cui i trilioni di cellule si stanno epigeneticamente programmando? È ovvio che è questo. Questo è molto più importante e più urgente che non qualsiasi tipo di altro studio fatto per capire l'aumento delle patologie. Non è stato mai fatto uno studio serio sulla placenta in Italia. Sarà che qualcuno non vuole. Ecco perché siamo qua. Perché di fatto finalmente stiamo cominciando. Perché in letteratura mondiale si legge che la placenta non è soltanto un organo effimero, si legge che la placenta è il centro dell'universo delle patologie croniche. Si sa, però non si riesce a studiarla. Abbiamo avuto questo finanziamento, spettrometria di massa, immunoistochimica, epigenetica, metabolomica, mitocondri, sulle placente, questo è il finanziamento che abbiamo avuto, ancora siamo in fase di reclutamento, non riusciamo a partire, non ha importanza, vedremo, ci riusciremo prima o poi. Questa è un editoriale che avevo scritto per spiegare queste cose, avevo anche sottolineato come sono poche le sostanze veramente molto diffuse che stanno disturbando il programming fetale e invece parecchie le patologie che nascono da questa sprogrammazione. Ecco, detto questo, finalmente possiamo vedere perché pure su giornali, tutt'altro che scientifico, si segnala che probabilmente sono i pesticidi e i solventi inalati durante la gravidanza che stanno facendo aumentare i tumori, soprattutto quelli infantili, perché l'esposizione di questi tessuti in via di sviluppo a tutta una quantità enorme di agenti che possono disturbarli, qui sono elencati quelli più importanti, che sta veramente facendo in modo che il cancro, pure il cancro, dovrebbe essere visto come un disturbo disontogenetico. Se noi andiamo a vedere i primi segni, li abbiamo, quando qualche anno fa, questo è del 2005, quindi ormai 13 anni fa, venne fuori uno studio di Mel Greaves, che non la pensa per niente come me, però è interessante questo discorso, lui notò come ormai un bambino su 100 nasce con una traslocazione preneoplastica, tipica. Non una qualsiasi traslocazione, ma per esempio l'AMM-ITO, AMM-ITO significa la traslocazione di base della leucemia linfoblastica, ma quelle che stanno aumentando sono leggermente diverse, lo vedremo tra poco. Allora, ha senso dire che il cancro nasce in the womb, durante il periodo della gravidanza? Per farlo bisogna interpretare in maniera totalmente diversa, per esempio come agisce la diossina sulla ghiandola mammaria? Attiva tutta una serie di percorsi per cui la ghiandola mammaria è un tessuto molto particolare, c'ha delle fasi in cui le cellule staminali sono enormemente spinte a proliferare. Quindi quello è il periodo estremamente delicato. Se voi esponete la ghiandola mammaria in quel periodo a degli agenti che vanno a disturbare la proliferazione e la differenziazione, capite cosa succede. Allora sì, quello è il dietilsilvestrolo, non posso fermarmi. Allora, ha senso ancora National Cancer Institute, il più importante sito al mondo, scrivere che sono random gene changes quello che dà il cancro? Ha senso ancora a questo punto del discorso sottolineare come Fogelstein, che adesso torneremo a vederlo, Fogelstein, che continua a segnalare gli oncogeni, i proto-oncogeni, gli oncosoppressori che per caso vengono colpiti come causa del cancro? Ha senso che questo è l'articolo più citato della storia dell'oncologia sperimentale? Weinberg e Hanna, che scrivono ancora e ancora sostengono in tutto il mondo, perché hanno molto più visibilità di noi, che il cancro è una patologia darwiniana, legata a mutazioni stocastiche, selezionata dalla natural selection. Prendono il dogma di Darwin e lo portano qui. E cosa ti dicono? Quando per sfiga, perché questo significa per sfortuna, di fatto si formano quelle mutazioni proprio lì, allora si ha il cancro. Perché? Perché a questo punto la cellula non ha bisogno di segnali di crescita per proliferare, non sente segnali di stop, evade dall'apoptosi, va incontro all'angiogenesi, quindi si fa il suo sistema vascolare. Perché tutto questo è debole? Ve lo dico prima perché ci devo arrivare dopo, ma ve lo dico subito. Perché se voi andate a vedere questi cinque
che sono secondo loro gli hallmarks del cancro, non sono per niente hallmarks del cancro, perché voi li trovate nel cancro, quindi nel cancro inteso come tumore maligno, le trovate nella banale, tra virgolette, psoriasi, le trovate in tutti i tumori benigni. In tutti i tumori benigni voi trovate una quantità di mutazioni simile ai tumori maligni, voi trovate self-sufficiency, perché spesso, per esempio, un lipoma può diventare enorme addirittura, quindi non ha bisogno di segnali di proliferazione, si deve fare un sistema vascolare, perché altrimenti muore, perché va in necrosi, capite? Quindi non è per niente hallmarks del cancro. Qualsiasi processo cronico proliferativo mette in campo queste attività perché deve metterle in campo per altri motivi. Soprattutto vedremo che questa, la capacità di dare metastasi, e questo è veramente il colpo finale della teoria delle mutazioni stocastiche, non è legata a mutazioni. Mi sarebbe piaciuto arrivarci alla fine, ma ve lo dico subito. La capacità del cancro di dare metastasi, quindi di uccidere, perché il cancro uccide perché dà metastasi, perché per il 99% altrimenti non uccide, è legata alla capacità da parte di quel tessuto di riattivare un programma embrionario, che è quello di andare a portare le cellule lì dove servono. Vi ricordate i neuroni che migrano? Si chiama epithelial mesenchymal transition. È tipica dell'embrione e del cancro. Quando la cellula migra e va nel tessuto target, come nell'embrione, quando deve migrare e raggiungere la sede definitiva, a quel punto si ha la mesenchymal epithelial transition, che è un programma inverso per cui la cellula si stabilizza. Esattamente quello che avviene in metastasi, ed era quello che arrivava nell'embrione. Niente a che vedere con le mutazioni. Allora, a questo punto, questa è proprio una storia, non è vera, permette a questi signori di scrivere nel 2015, gennaio, un articolo vergognoso che fa il giro del mondo. 1,5 miliardi di persone si calcola che sono state convinte che il cancro è sfiga. Science, 2015, bad luck, c'è un'epidemia di sfiga nel mondo. Ed è Science che ce lo dice. Quando noi pubblichiamo su Molecular Reports, lo leggono 100 persone. Quando arriva Science, lo sentono 1,5 miliardi di persone, dicono, beh, come si fa a difendersi dalla sfiga? Andiamo dal mago. Questi sono questi teorici hallmarks of cancer. Giustamente la Zebnik, pochi anni dopo, scrive, guardate che non è vero, quello che dicevo io, sono tutti tipici segni di qualsiasi patologia cronica infiammatoria. Quindi non è vero, stamattina qualcuno ha detto noi troviamo 100-200 mutazioni, ma ne troviamo molte di più. Guardate, lung cancer, 22.000 mutazioni, sono la causa del cancro? No, sono il prodotto di un genoma che è diventato anarchico, che accumula migliaia di mutazioni che non sono la causa, sono la conseguenza di questa destabilizzazione, capite? Se voi andate a vedere breast cancer, 27.000 mutazioni, skin cancer, 33.000 mutazioni, andiamo a studiarle per trovare il farmaco? Il magic bullet che va a colpire la mutazione, di che parliamo? Quando noi abbiamo ormai un genoma, dopo pochi anni, che ha questo tipo di contesto. Allora, già negli anni 80 qualcuno aveva parlato di modelli cibernetici per cui in realtà il cancro è legato al campo, è strana sta parola, però capite perché siamo qua, al campo morfogenetico disturbato. E allora bisogna fare un modello totalmente diverso. Se il cancro, se qualsiasi tessuto neoplastico, ma già le lesioni preneoplastiche, già in laboratorio lo si può vedere, si va incontro a ipometilazione della sequenza, a ipermetilazione dei geni oncosoppressori, non è un paradosso, come non è un'aberrazione cromosomica la traslocazione, è che la cellula continuamente bombardata si difende ipometilando e bloccando i geni oncosoppressori. Questa è la dimostrazione, questo è un articolo di Estelle del 2007 che già aveva segnalato questa cosa. C'è un articolo del 2005 addirittura della Karpinets che va a valutare che i siti che vengono ipermetilati e ipometilati sono quelli che poi vanno incontro alle mutazioni più frequenti. Qui addirittura si sottolinea come queste epimutazioni si trasferiscono, vedete, epigenetic silencing of large chromosomal regions. Ci sono un'azione a distanza epigenetica, l'intero sistema viene coinvolto, non è mai puntiforme la variazione. Qui è uno studio fantastico di Esteller che fa vedere come in ogni tipo di cancro noi non abbiamo mutazioni specifiche, ma abbiamo epimutazioni specifiche. Cioè sono i geni, per esempio, oncosoppressori che sono ipermetilati in maniera specifica in ogni tipologia di cancro. È l'epigenoma che ci dà la chiave, non la mutazione.
ci sono delle zone del genoma che sono attivate più o meno, per esempio quelle che producono microRNA. Questo è importantissimo, perché i microRNA non sono, come si pensava qualche anno fa, semplicemente una piccola parte del prodotto del genoma che serve a silenziare, vi ricordate, alcuni prodotti della traduzione, quindi prodotti post-traduzionali, assolutamente no. I microRNA sono continuamente prodotti, sono la gran parte del prodotto del genoma, l'RNA messaggero è l'1%, gli RNA minori sono la gran parte del prodotto, perché sono i veri e propri ingegneri. Non c'è cancro in cui non è deregolata tutta la produzione dei microRNA, perché durante la tumorogenesi vengono selezionati alcuni e non altri, e anche questi sono un marker specifico delle varie tipologie. È tutta epigenetica, ma letteratura c'è. Eppure sul sito del National Cancer Institute c'è quella meravigliosa figura in cui ci sono il papà, il bambino, sfiga. Somatic mutation, stochastic mutation. Se voi andate a vedere, vi dicevo, Seveso, questo è lo studio che ha fatto vedere la traslocazione 14-18, trovate una marea di traslocazioni di persone che non fanno linfoma, capite? La traslocazione è servita, non è un'aberrazione cromosomica, è un tentativo del genoma di mettere in campo una soluzione molecolare che può diventare pericolosa. Dimostrazione che un sacco di gente a Seveso ce l'ha e non si ammala di linfomi. Dimostrazione che se voi andate a vedere sui contadini che usano per motivi professionali pesticidi, trovate la stessa traslocazione 14-18. Non è la diossina che la produce, non è il pesticida che la produce, è il genoma che la produce in risposta a due agenti diversi, capite? Ancora questo è elementare, Watson. Si vuole capire? Non si vuole capire. Se voi andate a vedere sul piano molecolare, non ve lo fanno pubblicare sta roba, io l'ho pubblicata in un articolo che forse per una svista dei reviewers. Se voi andate a vedere sul piano molecolare, che cos'è in realtà la traslocazione 14-18? È il gene antiapoptotico BCL2 che blocca l'apoptosi dei linfociti, che viene continuamente esposto grazie alla traslocazione, all'enhancer delle immunoglobuline sul cromosoma 14. È un'aberrazione, è assolutamente una composizione molecolare intelligente da parte di un genoma esposto. Se voi andate a vedere negli endoteliociti, non solo negli linfociti, trovate esattamente la stessa cosa. Vedete? Endothelial cells si sono contagiate. Cioè non sta in piedi che qua si è formata una traslocazione, aberrazione cromosomica strana e qui un'altra identica. Evidentemente si è formata la stessa traslocazione perché c'è qualcosa che reagisce nello stesso modo in due tessuti che hanno una derivazione embrionale diversa. Questo titolo che fa sorridere, in realtà è interessante. Questo significa che nello stroma, nei tessuti cellulari attorno, c'è informazioni che non dovrebbero essere quelle corrette. Nel Burkitt, non entro perché non si può fare, ma se voi andate a vedere, non ho il tempo, ma due, vedete la traslocazione tipica del Burkitt? Andate a vedere poi sul piano molecolare che cosa significa. Vedete che c'è sempre il cromosoma o 14, o 22, o 2, ve lo ricordate cosa sono questi tre cromosomi? Sono le sequenze che codificano per gli enhancer delle immunoglobuline o per i linfociti, per gli antigeni, per i recettori, scusate, dei linfociti. Quindi il CMYC, che è l'oncogene di turno, viene esposto a tre attivatori continui, esattamente come nella 14-18. Così il CRET a Chernobyl nei bambini, ovviamente per altre cause, ma la reazione è simile. Se voi andate a vedere in questi tumori che aumentano nel primo anno, trovate tantissime leucemie non common, e le leucemie non common mettono in campo una traslocazione diversa. Questo è l'ultimo articolo di Renzo Tomatis prima di lasciarci. Questa traslocazione è una traslocazione di un gene che si chiama MLL1, che si trova sul cromosoma 11Q23, che trasloca con altri 70 geni, che codifica per una metiltransferasi. È elementare anche questo, ma è talmente banale che uno vada a cercare a quel punto: esistono degli attivatori di questa traslocazione? Sì, il Bygone, la polverina bianca che mettiamo come insetticida. Esponete dei globuli bianchi al Bygone, avete la traslocazione, la fusione del gene MLL, quindi c'è anche il killer. Allora, se tutto questo è vero e vale per il benzene, vale per i movimenti dei retrotrasposoni, abbiamo pubblicato, sì, qualcosa siamo riusciti a pubblicare, per esempio in questo articolo abbiamo raccontato come gli studenti di Virchow nel 1830 avevano capito del cancro molto più che il National Cancer Institute.
perché avevano visto che il cancro è pieno di cellule che loro chiamavano embrionarie, che in realtà sono cellule staminali attivate, avevano detto che probabilmente era legato al fatto che questo ricevono, fantastica la teoria, delle informazioni sbagliate perché il campo morfogenetico alterato, 1830. Se voi pensate cosa succede al teratocarcinoma è proprio questo, i gameti migrano, si fermano in addome, non arrivano nei testicoli, bloccati in addome ricevono informazioni ectopiche, come dicevano nel 1830. Che cosa fa il teratocarcinoma? Esprime tutti i foglietti embrionari. Quindi è un embrione praticamente il cancro. In questo caso è evidente che ha preso una strada sbagliata, è una malattia disontogenetica, ma la cosa più fantastica è che se voi pigliate un teratocarcinoma e lo esponete, qui sono i passaggi molecolari, no, questo ve lo devo far vedere, allora questo ve lo dico solo a parole e poi ho finito. Se voi pigliate un teratocarcinoma e lo esponete a cellule embrionarie, perché praticamente alla blastocisti in pratica, il teratocarcinoma si blocca, non prolifera più. È da qui che sono nati gli studi che poi ha preso per esempio Pier Mario, che in Italia è l'unico che ha capito 30 anni fa che quello che dicevamo era veramente importante. Allora, se tutto questo è vero, l'ultimo passaggio è questo. Questa epithelial mesenchymal transition, di cui vi dicevo prima, è la dimostrazione che nel cancro, nel vero cancro che va a uccidere, quello che dà le metastasi, le mutazioni non c'entrano niente, viene riattivata la telomerasi, i cosiddetti CONC, che sono degli oncogeni che in realtà sono importanti nell'embrione, e viene attivato questo processo di epithelial mesenchymal transition che serve alle cellule per migrare durante la vita embrionaria. Programmi epigenetici, niente a che vedere con le mutazioni. Allora, ancora una volta, la teoria non si vede bene qui, ma è totalmente diversa. Questi hallmarks of cancer non sono hallmarks of cancer, ma lo sono di tutte le patologie croniche infiammatorie. In realtà tutto viene prima, è tutta epigenetica, questi sono i meccanismi veri. Perché questo signore continua a cercare lì? Perché è abituato a far questo? Non solo, ma perché chi studia lì pubblica su tutte le riviste importanti, ti viene fuori col polimorfismo e con la mutazione, teorizza questo, piglia un sacco di soldi con i test genetici predittivi e soprattutto ovviamente ha quel successo che deve avere. Allora, già negli anni 2002, quindi 15 anni fa, ci avevano dato ragione. Prendete per esempio, questo è un mieloblasto, lo esponete a queste proteine varie, per esempio anche delle citochine eccetera, in vitro è facile farlo, il sistema ovviamente è sempre più complesso. Che cosa fa questo mieloblasto? Diventa un granulocita. Si può. Bisogna però trovare i modi di informarlo epigeneticamente in modo corretto. Basta bombardare. Capite? Allora, se è vero questo e ormai arriva pure su Nature, si può riprogrammare il cancro. Quello che sta facendo Pier Mario è un tentativo importante di questo tipo. C'è letteratura dagli anni 50 che dice queste cose. Pochissimi ci lavorano. Ci sono rarissimi casi come l'acido retinoico, lo sapete, l'acido retinoico cura una delle peggiori leucemie del bambino. Ho finito. La promielocitica guarisce letteralmente con una vitamina. Perché? Perché questa vitamina va a smontare letteralmente una serie di fattori di trascrizione che bloccano in una condizione di continua riattivazione quella che noi chiamiamo traslocazione, che è messa in campo dalla leucemia. Se volete, queste cose le potete almeno in parte trovare in un'unica pubblicazione che siamo riusciti a fare una decina d'anni fa, si chiama Progetto Ambiente e Tumori, è ancora online, è ancora libera. Nei primi capitoli abbiamo potuto almeno in parte tirar fuori queste teorie che sono in via di accettazione. Ultimo dato, quello sulle, non so se avete in qualche modo seguito la polemica sulle radiazioni ionizzanti. Sulle radiazioni ionizzanti si continua a dire che gli impianti nucleari non emettono radiazioni, quindi non c'è un aumento di cancro. Non è vero. Il più grande studio in Germania ha dimostrato che c'è un raddoppio di leucemie infantili attorno alle centrali nucleari. Uno studio russo ha dimostrato che tutto dipende dai gameti, e questo è l'ultimo articolo che siamo riusciti a pubblicare, questo credo che sia dicembre-novembre dell'anno scorso, in cui ancora una volta stranamente cominciano ad accettare qualcosa. Anche le radiazioni ionizzanti non vanno viste come causa di mutazioni stocastiche del DNA.